una maxi naked che eredita motore, elettronica e telaio di una super sportiva. Ci sarà da divertirsi nel test ride di oggi. Eccoci in fronte alla Motor Show Yamaha di Barcellona Pozzo di Gotto a provare questa belva qui, Yamaha MT10 SP 2023, una moto che si prospetta abbastanza paurosa ed estrema. Era da un paio di mesi che non facevo un test ride e si torna, diciamo, più che col botto dopo il test ride dell'Aprilia Tuono V4, tra l'altro un po' più vecchiotta di questa. Proviamo questa fantastica MT10 che io già so che mi verrà la scimmia di comprarla per sostituirla alla 09. Allora andiamo subito a fare benzina perché è in riserva e consuma tanto, mi hanno detto. Partiamo con una mappatura B. Adesso parlerò anche dell'elettronica, che qui c'è tantissimo da dire. Allora, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video test ride di questa fantastica Yamaha MT10 SP 2023. Mamma mia, già dalle prime accelerate con la mappatura B c'è da dire che si capisce, si percepisce che si deve dare del lei. Facciamo scaldare bene le gomme. Proviamo a partire subito con una carrellata di informazioni della scheda tecnica, che comunque trovate in descrizione. Allora, Yamaha MT10 a livello di ciclistica praticamente un derivato della R1M. Telaio appunto derivato dell'R1M, forcellone. L'interasse, pensate, è più corto di una Yamaha MT-09. Quindi per farvi capire, a livello di agilità si prospetta incredibilmente agile. Come forcella la MT-10 SP ha l'Hollins Step 2 ed è l'unica moto di serie a montare Hollins Step 2. Mi ha fatto vedere il ragazzo che lavora in concessionaria qui in Yamaha che le regolazioni di queste sospensioni elettroniche sono infinite. Vi sono un sacco di regolazioni con range più o meno automatici e preimpostati, e poi addirittura si può impostare come si vuole ogni singolo aspetto della forcella, quindi il rebound, l'estensione, la compressione dell'ammortizzatore posteriore. Io sicuramente nell'ora, ora e mezza, due ore in cui proverò questa moto oggi non riuscirò a provare tutto, perché è veramente impossibile, e credo anche che ci voglia una pista per provare bene tutte le sensazioni al 100%. Inutile dire che i cerchioni sono da 17 pollici, un 120-70 all'anteriore, un 190-55 al posteriore, con Bridgestone S22 di serie, che sono delle ottime gomme, le ho provate anche sulla 09, sulla mia 09, e sono fantastiche. Il motore penso abbia più ripresa di un aeroplano che sta per decollare, e tra l'altro qui siamo in mappatura, in mod B, con la mappatura 2, traction control a 3, antimpennata credo sia a 1 o 2 e il controllo imbardato a 2, quindi la moto non è per niente libera, e come avete visto si alza, ma con il lift control disattivato la moto si sarebbe messa praticamente a candela. Anche il motore è derivato dalla R1M, soltanto che ovviamente è stato rivisto nella testata, nei pistoni, nella mappatura, nell'albero motore. È un 4 cilindri in linea, crossplane, quindi a scoppi regolari, ha una coppia di 112 Nm, credo intorno a 6-7000 giri, e una potenza massima di 165 cavalli, intorno agli 8500-900 giri. Quello di freni, poi la proveremo più avanti, ma guardate qui, una pompa Brembo da 18, ad attacco radiale, due dischi da 320 mm, e soprattutto tubi in treccia, che differiscono rispetto alla versione MT10 base, quindi tanta roba, tubi in treccia di serie. La posizione in sella, dopo averla guidata per un bel po', perché questa clip che state vedendo adesso l'ho registrata dopo, è simile, diciamo, a quella di una Yamaha MT-09. Lo sterzo è molto largo e alto, le pedane sono più rialzate ovviamente, quindi più arretrate e rialzate, e la sella è abbastanza dura, e la posizione è da naked ma molto più caricata in avanti rispetto a quella ad esempio di una Yamaha MT-09. Devo dire comunque tutto sommato comoda, ma decisamente più sportiva. La strumentazione, come vedete, è bellissima, indica conta giri, conta marce, tachimetro e tutte le informazioni riguardo l'elettronica di cui parlerò dopo. Ovviamente ha il quick shift sia in up che in down, sia a salire che a scendere. Il classico quick shift Yamaha, devo dire ancora più veloce mi sembra di quello di MT-09. Ora faccio 10 euro di benzina perché è in riserva. Serbatoio che, se non erro, è da 16 litri. Credo non si riescano a fare più 200 km con un pieno. L'MT10 parte da 16.000 euro nella configurazione base. Questa, con tutti gli optional, quindi Hollins Step 2, tubi in treccia e altre chicche e dettagli, siamo a 3.000 euro in più, quindi siamo intorno ai 19-20.000 euro. Però devo dire che a mio avviso ne vale assolutamente la pena spendere questi 3.000 euro in più su una moto come questa, soprattutto che ha tantissimi cavalli, potenza. La ciclistica è molto importante. Sono riuscito a mettere la mappatura A, quindi a liberarla un po'.
lift control, devo dire, trattiene molto. 1, 2, off. Perfetto, adesso possiamo morire. Ne approfitto di questa schermata per parlarvi di tutta l'elettronica. Praticamente eredita il pacchetto elettronico della R1M, quindi tutta la piattaforma iniziale ha 6 assi che comprende un'infinità di valori. Banalmente la mappatura del motore, il traction control, l'antimpennata, il brake control cornering, quindi ABS cornering. Quindi il traction control funziona anche considerando l'angolo di piega ed è un traction control molto evoluto rispetto a moto più basilari. Affronto le prime curve e devo dire che la ciclistica di questa moto lascia a bocca aperta. Il peso in ordine di marcia è di circa 210 kg, addirittura col pieno, se non sbaglio, dice la scheda tecnica. E devo dire che la sensazione è quella di guidare la mia 09, ma sentendo molto di più l'asfalto, perché la ciclistica qui è precisissima. Le forcelle sono fenomenali, ripeto, all in step 2, quindi si sentono, è come se si sentisse l'asfalto, si legge benissimo la qualità dell'asfalto, nonostante le temperature comunque intorno ai 10 gradi. Ovviamente sto cercando di far scaldare bene le gomme prima di osare qualche piega. Anche l'accelerazione, nonostante i tantissimi cavalli e la tantissima coppia, l'ammortizzatore non è rigido, ma non quel rigido che dà fastidio, duro. È un rigido che accompagna l'accelerazione e forse oserei dire che questa è la moto più precisa a livello di ciclistica che io abbia mai provato. Mi sta dando una sensazione, nonostante la cavalleria è incredibile, di averla guidata da sempre. Rasenta alla perfezione il comportamento che ha la moto così nel passeggio, tra virgolette, perché comunque, come vedete, anche involontariamente si sfiorano i 100 km orari in delle strade dove ovviamente il limite è un po' più basso. Ma ci tengo a dire che comunque stiamo andando, tra virgolette, piano rispetto a quello che sono sia le mie potenzialità che quelle della moto. Vi ricordo inoltre che non sono né un pilota né un tester giornalista professionista, sono semplicemente un amatore che da ormai 3-4 anni pubblica video di test delle moto, oltre che a viaggi in moto, e dico semplicemente le mie impressioni dopo 1-2 ore di guida, che su questa moto secondo me non sono sufficienti per stabilire al 100% come va la moto. Quindi prendetele proprio come delle prime impressioni di un paio d'ore. E si parte per il pezzo guidato della SS185 verso Novara di Sicilia. Vediamo se tutto quello che ho citato velocemente nella scheda tecnica trova in un certo senso rappresentanza tra queste curve del Messinese. Qui siamo in Sicilia. Mamma che fantastica la frenata, il cambio elettronico super preciso. Mamma mia, quando si spalanca di seconda la moto si alza, ho il lift control disattivato, però devo dire l'impennata è addirittura più gestibile di una 09, per fare un paragone, ma anche di una Tuono V4. L'asfalto qua è un po' umido, quindi ovviamente non oso molto con le pieghe e col gas. Adesso qui nel rettilineo proviamo a liberare i 165 cavalli Euro 5 derivati dalla R1M. Destra, sinistra, gas spalancato. Freno motore importantissimo. Non ho nemmeno toccato il freno, ragazzi, credetemi, avevo le dita sulla leva, ma il freno motore è settato su 1. Fa egregiamente il suo lavoro. Ovviamente, ripeto, sono sotto il mio limite. Per farvi capire quanto, non ho nemmeno frenato. Ho fatto una staccata da 150 senza frenare. L'agilità è pazzesca. Madò. Cioè, mi sembra di guidare questa moto da sempre. Qui abbiamo un pastore assassino con la panda messa in mezzo alla strada. Questo fa capire che comunque, anche se si conosce la strada, si deve stare super attenti. Come scende in piega? Io ovviamente proprio sto guidando quasi dritto perché è inverno, ragazzi. Non so nemmeno se le gomme sono calde. Quindi credetemi, io potrei piegare molto di più, ma non voglio esagerare per ovvi motivi. L'unica cosa che non mi convince sono i rapporti del cambio, forse troppo lunghi per una naked, cioè sono in prima. Non che in seconda non ce la farebbe, però non avrei secondo me il rapporto giusto. Questa è, ecco, l'unica cosa che un po' mi dispiace dei quattro cilindri in generale. Per esempio, guardate, mettiamo la seconda. Vedete, frenando qui la moto scende a 5-4000 giri, quindi secondo me, vedete, la prima va, si guida meglio in prima. Avrei messo i rapporti un po' più corti, ma capisco che con dei rapporti un po' più corti la moto sarebbe stata ancora più scorbutica. Curva a destra, proviamo a scendere un po' di più. Ecco, non mi fido, sono un po' arrugginito, devo dire, non,
La sto guidando quasi dritta, ma alla fine in strada è così che si guida, non siamo mica in pista. Con l'IF controllo ovviamente di prima non si può dare tutto il gas, cosa che invece si può fare con l'IF messo ad 1. Però sapete, a me piace sentire, provare la moto libera. Siamo in power 1, massima potenza, e con i controlli disattivati. Quindi è giusto così, tranne il traction control che è attivato al minimo, e infatti lo sento che lavora quando esagero leggermente col gas. Il freno davanti è mostruoso, mostruoso, lo sfiori e praticamente ti dà una sensazione di coppia frenante superiore a quella dell'accelerazione, per farvi capire. Stacca le braccia il freno anteriore. Tornante. Vediamo se sta registrando, spero di sì. La GoPro è tutta inumidita. Queste GoPro 9 fanno un po' schifo, devo essere sincero. Appena sentono freddo si inumidiscono tutte. Wow! Ripeto, mi sembra di averla guidata da sempre. Ragazzi, in questa moto sembra tutto al suo posto. Me l'aspettavo anche più complicata da guidare, più pesante. Invece l'agilità è pazzesca. Ripeto, l'interasse è più corto della nuova 09. E come si alza! Ci si sente sopra un cavallo poderoso, di razza pura. Qui l'asfalto è veramente scivoloso. Con le sospensioni ho provato a giocarci un po' prima. Devo dire che con questa andatura non percepisco grandissime differenze tra 2 a 1. Non mi metto nemmeno a spippolare con tutte le impostazioni dedicate, perché dai, devo essere sincero, non ne percepirei tantissimo le differenze, credo. Questa rispetto alla Duke 1290, per fare un paragone con un'altra Maxi Naked, va guidata molto di più a marce basse. Sinceramente non mi aspettavo così tanto di utilizzare così spesso la prima, ma in seconda ho proprio la sensazione, non che il modello non ce la faccia, per carità, ma qua c'è un semaforo, ma di non avere il giusto rapporto, non so. Magari ora immagino i piloti dei commenti che mi scrivono, ce la sei fatta tutta in prima, che prova è? Però boh, sinceramente a me piace utilizzare quello che reputo il rapporto corretto. Secondo me su un 4 cilindri la moto si deve tenere almeno sopra i 5000 giri. Tant'è che se ci fate caso diventa verde sopra i 5000 giri, per stare a indicare appunto che la moto incomincia a spingere, vedete? Verde. Sopra gli 8000 diventa giallo. Scarico Euro 5 in titanio, devo dire che per essere uno scarico di serie, la Yamaha si conferma un marchio che fa moto con un bel sound di serie. Benvenuti a Novara di Sicilia. L'MT10 di serie ha anche il cruise control. Qui, ovviamente nel test di oggi non credo che lo proverò, ma l'ho per scontato che funziona bene come tutti i cruise control della Yamaha. Non so nemmeno se ho messo la quarta io in questo test, ma tirare la terza credo che già vorrebbe dire essere oltre i 200 all'ora. Tornante WIT MT10 SP 2023. Inutile dire che è cambiato un sacco rispetto a quella pre-2022. No, ma si guida che è uno spettacolo. Ma poi la frenata, mio, fa paura. Come anche non si scompone l'anteriore, nonostante avrebbe un limite almeno il doppio di come sta andando ora, come minimo. Wow. Il freno motore, io non sto frenando, ragazzi, fa tutto il freno motore. Thank you.
una fan bike esagerata, bestiale, ma allo stesso tempo la trovo molto più docile, ad esempio del 1290 e della V4, vecchio modello della Tuono. Quindi credo che sia il giusto compromesso tra chi vuole una moto micidiale ma allo stesso tempo non esageratamente pericolosa. Ovviamente si deve stare attenti e darle del lei, perché guardate in prima quando si spalanca, però allo stesso tempo l'elettronica, la piattaforma inerziale la rende abbastanza guidabile anche in strade come queste, che come vedete non sono né larghe né perfette con l'asfalto, ma che secondo me rappresentano la maggioranza delle strade che abbiamo in Italia. Forse sì, in Italia è un po' meglio, però in Sicilia sì, dai, anzi in Sicilia è tra le migliori strade. Ve la mostro anche esteticamente. C'è il frontale, che come tutti i nuovi frontali della Yamaha è molto discusso. A me sinceramente piace, con questo sguardo quasi ad insetto, molto cattivo, molto aggressivo, ovviamente fari full LED. Come vedete qui c'è anche l'ammortizzatore di sterzo, che ho dimenticato di citare prima. Devo dire che svolge, credo, in maniera eccelsa il lavoro. Bellissime anche queste prese d'aria qui sul serbatoio, che servono proprio a iniettare l'aria in modo compresso per favorire un'erogazione più pronta ai medi bassi regimi. Questa è la moto vista esternamente anche con la GoPro. Facciamo un 360 gradi, lo scarico, che per essere originale non è male, ha pure una valvola qui che si apre e si chiude in base all'acceleratore per fare più o meno rumore. E ho l'inse posteriore step 2, il motore che è incastonato in questo gran telaio in acciaio, e la forcella anteriore. Come vedete, tubi in treccia, la pompa radiale, la strumentazione, devo dire, nel complesso è una moto, cioè, per me è bellissima. Bellissimo anche il dettaglio della sella. Continuiamo a testarla un po' e poi vi saluto. Poi farò un altro video che troverete, penso, prossima settimana sul canale, dove vi parlerò di questa moto, che è una maxi naked, confrontata con una naked di media cilindrata, possiamo dire medio-alta, come la MT-09 che possiedo e che ho provato anche nelle versioni successive. Intanto anche un test sound. Intanto noto che sono di nuovo in riserva. Porca miseria, ho fatto 40 km con 4 litri. Mi sa che 10 euro non sono bastati. Ok che ci ho dato del gas, però. Va bene ragazzi, per questo video test ride della Yamaha MT-10 SP 2023 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Io adesso continuo un altro po' e registro un altro video. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente ho messo le mani avanti, nel senso, sono delle prime impressioni. L'ho guidata credo in totale un 45 km. Non ho praticamente testato le sospensioni, se non switchando tra 1 e 2, tra il setting di base. Devo essere sincero, non ho praticamente notato differenze, ma credo che le differenze si notino con un'andatura almeno il doppio di quella in cui sono andato oggi, che per i più bacchettoni moralisti è già ampiamente sopra, credo, il codice stradale, no? Io come sempre cerco di tenermi in una via di mezzo tra il legale e l'illegale. Non testo la moto a 50-60 km/h, ma non la posso neanche testare con staccate selvagge a 200 km/h. Cerco di andare ad un'andatura sì veloce, tra virgolette sportiva, ma civile, che non mi prendo rischi né per la moto, né per me stesso, né per gli altri eventualmente. Per questo video è tutto. Lasciate un like per supportare il video e il canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi, arriveranno altri test ride. Seguitemi anche per i viaggi che faccio in moto, tra cui Portogallo, Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, Bosnia. Se non li avete visti, recuperateli, li lascio nella i in alto a destra, comunque trovate la playlist nel canale. E tra qualche mese inizierà anche la mia vita in camper, quindi i contenuti spero che non mancheranno. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!